Oggi voglio regalarvi un mazzo di fiori. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi voglio regalarvi sì un bel mazzo di fiori, tanti fiori, però tutti riciclati. Oggi vedremo come riciclare delle bottiglie di plastica e trasformarle in stupendi fiori che potrete usare per 2000 utilizzi, che scopriremo insieme spostandoci subito sul piano da lavoro. Ed eccoci sul pienissimo tavolo da lavoro di Arte per te per un progetto di riciclo a dir poco sorprendente e profumato, perché un ruolo fondamentale avranno proprio questi bastoncini profumati dell'IKEA. Sono i Saltig alla mela, questi verdi, e li ho comprati a poco meno di un euro, a poco più di un euro, più o meno un euro. Quindi, le protagoniste, le bottiglie da riciclare, bottiglie dell'acqua, qualunque tipo. Io preferisco le ferrarelle perché sono leggermente più rigide delle altre e mi piace anche il colore verde. Però, come vedete, ho una selezione di ferrarelle, tra l'altro qualcuna anche abbellita dal mio piccolino che me l'ha voluta decorare con i suoi adesivi, e poi tanti colli di bottiglia. Dovete tagliarne in pratica di alcune solamente la parte superiore. Allora, per fare i fiori, per ogni fiore occorrerà una bottiglia. Io farò un bouquet profumato, quindi prenderò più bottiglie. Per ogni fiore un collo di bottiglia, un tappo di detersivo con la caldo e stecche, raffia o nastrino, quello che avete a casa, del colore che preferite che si accordi con i vostri fiori, forbici, forbicine, cutter, acrilici di vari colori. Se con i fiori vorrete fare un bouquet, vi occorreranno anche dei piccoli girotorta. Se invece vorrete farne una calamita, vi occorrerà un magnete. Se invece vorrete farne un fermatovaglioli, vi basterà solo la raffia. Potete anche combinare calamita e raffia e fare un fermatovaglioli che possa diventare una calamita da regalare ai vostri commensali. Del tutto facoltativo invece è l'abbellimento con del glitter. Io ce l'ho sia bianco che rosso e fucsia frammisto e li userò entrambi. E poi, siccome questi fiori devono essere ancora più profumati, un'essenza. Io userò questa, la lavanda. Come prima cosa tagliamo il collo a tutte le bottiglie. Senza essere troppo precisi, dovrete avere questo e dovete avere il tappo che si svita. Unica accortezza è togliere la parte a ghiera del tappo della bottiglia ferrarelle. Non dobbiamo buttare via quasi niente, guardate, tagliamo via l'etichetta e ricaviamo delle strisce abbastanza ampie di plastica, così, che siano belle lisce senza pieghe. Vedete, la ferrarella è bella perché ha questa superficie molto ampia, liscia, che così mi consenta di creare da questo. Ricavati tutti i tappi senza ghiera, adesso dedichiamoci alla realizzazione dei petali. Allora, tagliamo la nostra fascia di plastica a strisce, così, e a sua volta in due. Tac. Da ogni trapezietto che si forma creiamo dei petali più o meno grandi, questo possiamo deciderlo in assoluta libertà, e anche più o meno regolari, insomma non devono avere una forma prestabilita. Ok, arrivati a questo punto abbiamo i petali piccoli, abbiamo i petali grandi, dobbiamo dipingere tutto e decidiamo soprattutto che colore vogliamo fare i nostri petali. Creato questo bel colore, passo sui miei petali, sia sul fronte che sul retro, per renderli belli coperti. Mentre i petali asciugano, ho preparato un po' di giallo perché devo pensare ai tappini. Li svito dalle ghiere perché saranno indipendenti nel montaggio l'uno dall'altro e coloro tutti i tappi di giallo. Sporchiamo così, semplicemente con un colpo di pennello, la parte finale di ogni petalo, senza neanche sollevarlo dal tavolo. Insomma, noi diamo una botticella di giallo, così, un po' imperfetta, su tutto. Passato il giallo su tutti i petali, adesso prendo un po' di glicine violetto puro,
lo mischio poco poco con la base che ho dato al petalo, quindi l'ho stemperato proprio sul piattino dove c'è il colore del petalo, e do una sorta di screziatura al fiore passando così, facendo un su e giù con il pennello, voilà, senza essere troppo precisi, perché poi nell'insieme la cosa si perderà. Adesso dobbiamo occuparci delle diere, e adesso quindi devo cambiare questo blu e farlo diventare un tono di verde, e comincio a farle diventare solamente nell'esterno, questo, l'interno non ci interessa, tutte verdi. E di verde dobbiamo dipingere anche il tappo del detersivo. Adesso prendiamo uno dei nostri colli di bottiglia tagliati senza il tappo e il nostro reggipalloncino, e inseriamo l'uno all'interno dell'altro, quindi il portapalloncino all'interno della ghiera, fissando il tutto con un giro di colla a caldo. Ok, così. Adesso sul portapalloncini andremo ad inserire i nostri petali. Colla a caldo, spruzziamone un pochino. Prendiamo un petalo e inseriamolo dove vogliamo che venga ad appiccicarsi, così, e a giro giro mettiamo tutti gli altri petali. A questo punto prendiamo il tappo, dopo che abbiamo fatto tutti i nostri fiori, imbibiamolo benissimo di colla a caldo e pressiamolo al centro della corolla. Quindi pieghiamo i fiori che man mano si scioglieranno un pochino sotto il calore del tappo. Fatto il fiorellino, così dobbiamo rifinire il dietro, perché vedete che si vede da questa parte tutta il portapalloncini. Adesso su tutto il portapalloncini noi metteremo un pochino di colla a caldo sul retro, così, e andremo ad appiccicare dove ci sono gli interstizi con gli altri petali, i petali più piccoli. E guardate che delizia di fiorellino che ne viene fuori. In videocamera sembra molto più schiacciato di come in realtà è molto più tridimensionale. Una volta montati, rifiniamo i nostri fiorellini con qualche pennellata di tono più netto, e lì magari dove montandoli il colore è saltato per colpa della colla a caldo, perché può capitare. I nostri fiorellini sono asciutti, adesso continuo l'abbellimento attaccando sopra un po' di glitter, ancora più preziosi e ancora più carini. Prendo del Vinavil e lo stempero proprio al centro del mio tappo. Allora, prendo il mio fiore e lo puccio nel glitter, così. Voilà. Ho preso il tappo del detersivo e metto qui sul tappo una striscia di colla che vada dal gradino del tappo fino un po' alla paretina superiore. Quindi prendo il mio fiore e lo adagio proprio così, tac, che sia un pochino di sbiego, e devo tenerlo ovviamente finché non si appiccica. Appiccicato il primo fiore, ne appiccico uno nello stesso punto però dall'altra parte, e poi a croce completo gli altri due, e poi messi tutti mettiamo quello in capo. Ok, fatta la pallina del bouquet, dalla parte superiore, adesso dobbiamo fare lo stelo, e lo stelo sarà appunto uno stelo profumato, quindi prendiamo che profumo questi legnetti alla mela, buoni buoni, prendiamo solo quelli verdi, li divido a metà nel senso della lunghezza e mi aiuto con un tagliabalza incidendo così, creo questa sorta di gambo, verso tanta colla a caldo all'interno del tappo e infilo il gambo dentro. Prendo il mio girotorta, lo piego e taglio, poi ancora a metà e taglio, metto su tutto qui il bordino
della colla a caldo. E infilo quindi faccio aderire la carta in maniera da nascondere tutte le brutture e tutto quello che è di plasticoso sarebbe invece evidente se non ci mettessimo questo sottotorta. Se volete farla ancora più pulita la cosa, mettetene due. Adesso qui, per rendere più grazioso il tutto, mettiamo un fiocchetto, che nel mio caso invece sarà della raffia verde con un nastrino sempre color glicine, con un punto di colla a caldo fisso anche la raffia in modo che non si muova più, e anche il nastrino. Quindi giro, faccio un bel fiocco ed ecco qui il nostro bouquet pronto per essere regalato. È una delizia, tutto riciclato, io lo trovo delizioso. Poi quando si esaurirà la carica profumata dei bastoncini, basterà aggiungere un po' di essenza proprio sul legno e lui, poggiato da dove sarà, spanderà il suo profumo. Ecco qui quindi i fiorellini in bottiglia trasformati in bouquet. Adesso vi faccio vedere come li ho trasformati anche in calamita ed in portatovagliolo. E fatto il nostro bouquet, vi faccio vedere anche il fiore di un altro colore. Questo è rosso con tutte le paillette rosse, un po' più adatto magari anche ai periodi di festa. Allora, guardate come con tre semplici accorgimenti possono diventare questi fiori tre cose differenti. Allora, io ho montato dietro un tappo su cui ho appiccicato un nastrino, ma e con questo posso usarlo come fermatovaglioli, legandolo quindi a un tovagliolo e poggiandolo sul tavolo. Viene molto carino, viene anche molto fresco ed estivo se vogliamo usarlo per le serate d'estate. Oppure svito questo tappo, ne avvito uno con una calamita dietro e diventa, tac, una simpatica calamita da frigo, e quindi versatile anche in questo senso. Volete utilizzarlo come un semplice fiorellino? Guardate, prendete un bastoncino di quelli Ikea, aggiungeteci un pezzettino di cannuccia, un puntino di colla a caldo qua dentro e si inserisce il beccuccio del portapalloncini proprio all'interno e diventa un vero e proprio fiorellino. Naturalmente poi questo pezzettino lo dipingiamo di verde e diventa un vero e proprio fiorellino da poter porgere per esempio a fine anno alle insegnanti. Create un bel prato fiorito, un bouquet romantico, profumato, fate quello che volete, ma se lo fate, fatemelo vedere e postatelo sulla pagina Facebook di Arte per Te. Il link lo trovate qua sotto. Io intanto vi lascio alle foto. I nostri fiori con le bottiglie di plastica, il bouquet, il portatovaglioli, la calamita, insomma potete fare fiori ed utilizzarli in 2000.000 modi diversi. Aiutiamo il mondo a sopravvivere e adorniamo le nostre case con la nostra creatività. Se questo video vi è piaciuto, riciclatemi uno dei vecchi pollici in su che mi avete dato, mettetelo anche qua sotto e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Io vi ringrazio sempre per questo regalo che mi fate, grazie di cuore veramente, e vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Instagram, su Facebook lo sapete, io sono super attiva, quindi vi aspetto tutti e vi aspetto anche sui miei altri due canali, Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina, e Ombretta, il canale mio, quello personale, vi aspetto anche lì. Io vi mando un grande bacio, vi auguro un'estate all'insegna del riciclo e della creatività e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, un grande bacio, ciao, alla prossima!